Ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi torneremo su un gioco di cui abbiamo già fatto una serie di video, che è Road to Leningrad. Avevamo fatto il primo scenario, dove praticamente l'ottava Panzer, la terza divisione motorizzata tedesca, avanzavano praticamente arrivavano da, siamo sempre nel 41, dal sud-ovest, e dovevano arrivare a conquistare appunto Solsi. Questa è la terza motorizzata, questa appunto in rosso è l'ottava Panzer Division tedesca. E ovviamente nello scenario che avevamo guardato, appunto, che troverete nel canale, i tedeschi erano riusciti a riconquistare Solsi, ma non erano riusciti a tenerla e erano stati appunto circondati e eliminati. Quindi la vittoria andò ai russi. Qui storicamente siamo nel 15 luglio del 41, dove i tedeschi sono riusciti a conquistare appunto Solsi e a creare una linea difensiva fuori da Solsi. La terza motorizzata era riuscita ad arrivare alle porte di Gorodisce, ma si erano dovuti fermare perché la 237esima divisione russa li aveva bloccati, e mentre la 70esima, vedete questa? 70esima, quelli in rosso, 70esima divisione fucilieri russa, insieme alla 21esima tank division russa, attaccano il 15 luglio, attaccano le prime linee tedesche per riconquistare Solsi. Ovviamente, storicamente, riuscirono quasi a circondare praticamente le unità tedesche a Solsi. Praticamente stava succedendo quello che è successo alla fine proprio alla fine del turno del primo scenario, e attaccano e i tedeschi praticamente si devono ritirare. La 70esima divisione fucilieri aveva guadagnato gli allori già in Finlandia nella guerra del 39-40, e fu la prima ad attaccare appunto l'ottava Panzer Division per cercare di far ritirare da Solsti e quindi rallentare l'avanzata verso Leningrado dell'ottava Panzer. Questo scenario fondamentalmente è uno scenario dove i russi si devono attaccare, però devono attaccare in modo molto accurato. Perché? Perché il sovietico è molto potente, ma è molto lento e pesante, a differenza dei tedeschi che sono molto mobili, flessibili, però anche i tedeschi devono cercare di ritirarsi da queste linee qua, cercando di perdere meno step possibili, perché vedremo poi all'inizio della partita che gli step degli armor e dell'artiglieria valgono 2 punti, quindi sono 2 victory point, sono abbastanza pesanti. Quindi il tedesco deve cercare di muoversi, far avanzare il meno velocemente possibile la 70esima divisione russa. Il sovietico invece dovrà cercare appunto di avanzare verso Solsti con la 70esima, ma con la 21esima di cercare di accerchiare o di andare di accerchiare i Solsti, cioè le unità che sono a Solsti, scendendo da qua, oppure cercando di andare a tagliare l'unica strada che porta al rifornimento, che appunto è questa, che è l'unica strada che porta al rifornimento
all'ottava panza, che si trova a Solzi. Quindi anche la terza motorizzata dovrà decidere, si troverà davanti a una decisione che sarà quella di cercare di coprire la discesa della 21ª Tank Division russa, oppure cercare di spingere per andare a magari a prendere Punto Gorodisce, e quindi costringerà la 21ª Tank Division russa a ritirarsi, quindi almeno dovrà rallentare, diciamo, la discesa verso sud per andare a circondare Sovazi, oppure andare a tagliare le linee di rifornimento. Quindi, altre cose da dire dal punto di vista storico, abbiamo detto tutto. Per quanto riguarda il discorso dei victory point, allora, i victory point per i livelli di forze eliminati ed azioni intraprese sono aggiunti. Ok, perfetto. Ok. Comunque qua poi vedete anche i vari victory point. Per esempio, Sintia sono 2 victory point, Gorodisce 0. Comunque abbiamo anche qui, credo, abbiamo l'elenco qua delle città che sono dei victory point. Ovviamente alcune città prese il 15M hanno un valore, prese il 17PM ne hanno un altro. Ovviamente i tedeschi, come dicevo prima, per ogni armor o artillery step e per ogni HQ perdono 2 punti, e i sovietici invece per un punto per ogni arma e artiglieria prende un punto il tedesco. Infatti meno 2, nel senso che vanno meno 2 punti, perdono 2 punti, e qua il tedesco invece prende più 1 e più 3 per ogni HQ. Ci sono, vabbè, alcune regole speciali. Ok, l'unica cosa da dire per quanto riguarda il discorso delle missioni aeree, ok, delle missioni aeree, che sono qui, dove all'inizio del turno, ok, il sovietico è a 2, perfetto, mentre il tedesco a 1 potrà eventualmente averne di aggiuntive. Spendendo dei victory point, dopo lo andremo a vedere, alle 16 AM, quindi praticamente qui potrà decidere di avere più unità aeree e più missioni CAS, tirandosi via dei victory point fondamentalmente. Inoltre, nella fase di approntamento degli aerei del turno 16M, dopo che tutte le unità aeree sovietiche sono tornate nella casella di pronte, quindi ready box, rimuovete casualmente il 50% di esse per tutta la partita. Quindi diciamo che all'inizio, come vedete, il russo ha degli stormi abbastanza importanti, sia come bombardieri che come fighter. Il russo è molto potente, mentre magari il tedesco ha solo praticamente dei bombardieri. E il 16 AM le forze russe si dimezzeranno casualmente. E quindi questo gioverà il tedesco. Altre cose direi che da aggiungere non ci sono. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere i video precedenti. Sono un po' lenti questi video, cercherò di farli più brevi, quindi salterò tutta la fase fondamentalmente di movimento e registrerò solo la fase di combattimento, analizzando gli spostamenti, le tattiche, però taglieremo molto
molti minuti a questi video, perché sono i primi video di Rotulelli, credo abbastanza lunghi, anche noiosi, sono sincero. Nelle note ovviamente troverete, come sempre, le eventuali errori di cui mi accorgerò dopo, oppure mi scriverete voi nei commenti. E passiamo direttamente al turno 15M, dove l'iniziativa sarà automaticamente sovietica e il tempo sarà clear, quindi bel tempo, quindi si potrà volare tranquillamente e non avremo pioggia o altro per quanto riguarda i rifornimenti e i terreni.